Presentazione ufficiale del progetto Anno Nasteri alla Comunità Materana. La Città dei Sassi prosegue questo percorso verso Matera 2019. Questo è un progetto provocazione che si inquadra all'interno delle iniziative molteplici, in verità, che si stanno svolgendo ad opera di una serie di persone, di quelli che diciamo, chiamiamo un po' sommariamente creativi, che ci stanno insegnando a trovare luoghi della riflessione e della inventiva per provare tutti insieme a immaginare che cosa fare nei prossimi anni. Sono molto contento che ci sia una moltiplicazione di questi momenti, perché troppo spesso abbiamo vissuto con superficialità la nostra, anche la funzione, anche quella istituzionale, ma in generale, insomma, quella anche del semplice cittadino, anche di quei cittadini che sono impegnati nelle attività culturali, avere un luogo, un laboratorio nel quale proporre, produrre, idee, io credo che sia la cosa fondamentale. Noi abbiamo bisogno davvero, come l'aria che respiriamo, di idee. Ciò che ci manca, ciò che anche la crisi ha distrutto, è la capacità di produrre idee. Ce lo siamo detti in vari momenti. Io sono davvero convinto che attraverso queste metodologie, questi momenti, anche apparentemente un po' stravaganti, noi possiamo riuscire a trovare il bandolo della matassa e provare a sbrogliarla. Idee che possono partire da Matera basate anche sulla condivisione e sulla socializzazione. Si riprende un po' quel concetto di vicinato che negli anni 50 e di lì a scendere è stato caratterizzante per i Sassi. È bellissimo vedere come alcune pratiche che vengono da molto lontano, no? Qui ci sono persone che vengono da fuori dell'Italia, poi ci riconducono alle nostre radici. Anche questo è una scoperta straordinaria, significa che l'uomo proprio, no? L'umanità è legata da un filo impercettibile che attraversa l'intero globo terracqueo e questo è un'ulteriore sottolineatura delle potenzialità che ha Matera, che non si deve sottovalutare. Matera ha energie straordinarie, energie che possono essere recuperate dal passato più o meno recente e energie che sono oggi presenti se riusciamo a stimolarle per poterci proiettare verso il futuro. Questo è un esempio che io, insomma, porterei proprio come paradigma del lavoro che si deve fare e lo si deve fare in tutti gli ambienti, non soltanto quelli, diciamo, che chiamiamo un po' sommariamente culturali, tutti gli ambienti, imprenditoriali, del volontariato, i lavoratori, gli operai, le casalinghe. Dobbiamo provare, diciamo, a immaginare un coinvolgimento molto forte, potente, che può darci un'energia forte per spingerci avanti.